Buonasera a tutti. Allora, questo seminario è in qualche modo questa chiacchierata, è per spiegarvi un'idea per introdurre backdoor in RSA che a mio parere è nuova, nel senso che non l'ho vista in nessuna della letteratura pubblicata. Non ho ben idea, non avevo ben idea del background degli ascoltatori, quindi fondamentalmente sono alcune cose su cui sicuramente posso andare più veloce. Che cos'è RSA? Lo sappiamo tutti. Ovviamente RSA è basato sul prodotto di due primi. I primi sono bilanciati, più o meno la stessa dimensione, e questo è più o meno essenziale perché il sistema sia robusto, perché altrimenti il primo più piccolo in qualche modo è quello è più vulnerabile. E poi ovviamente RSA è basato su due esponenti che sono tra di loro l'uno inverso dell'altro, modulo una certa funzione che nell'articolo originale era la funzione di euro. Però può essere sicuramente qualunque funzione che ha questa proprietà, cioè qualunque numero primo con n elevato alla fi di n con 1, e questo è sufficiente per far funzionare il meccanismo. Il meccanismo da capo è molto semplice. Il semiprimo n e l'esponente cubico sono le chiavi pubbliche. Il messaggio m diventa un numero che elevato a e modulo n diventa un messaggio cifrato. Per decifrare, semplicemente uso una chiave privata che potremmo vedere come n è l'esponente privato di, e quindi il messaggio cifrato elevato alla d, alla fine, se esattamente per queste proprietà, questa e quest'altra, diventa esattamente uguale a m, semplicemente perché alla fine tutto diventa m moltiplicato 1 elevato alla s, ovviamente è un m. E quindi semplicemente questa proprietà e quest'altra garantisce il funzionamento delle RSA. Questo bene o male è diciamo, cosa nota. Ovviamente, cosa dobbiamo fare se volessimo rompere RSA? Ovviamente, la ricetta principale è trovare i fattori del semiprimo, trovare i fattori P e Q del semiprimo. Perché ovviamente se trovo i fattori P e Q del semiprimo, allora riesco a calcolare, per esempio, la funzione di Eulero P di n, quindi riesco a invertire con l'algoritmo di Euclide l'esponente pubblico, ottengo l'esponente privato, ottengo la chiave privata e faccio quello che mi pare. Quindi è chiaro che come dire, strada principale per rompere RSA sembra essere quella di fattorizzare il semiprimo. Scusate, non so cosa ho combinato. Quindi RSA come criptosistema non è più robusto del problema della fattorizzazione degli interi, che fortunatamente è un problema difficile. Il miglior problema, il miglior algoritmo per fattorizzare interi di grandi dimensioni è ovviamente GNFS, che ha una complessità subesponenziale, però comunque abbastanza elevata da garantire in pratica la non possibilità di fattorizzare primi di grande dimensione. Oggi le chiavi RSA tipicamente possono avere 4096 bit, che è un numero assolutamente al di fuori di qualunque possibilità di fattorizzazione pratica, perlomeno per quello che ne sappiamo oggi. Il record di fattorizzazione con GNFS è di circa 829 bit. E diciamo che tra un numero di questo tipo e il record c'è un fattore 15 miliardi. Cioè fondamentalmente se dovessi fattorizzare RSA 496 mi servirebbe uno sforzo pari a 15 miliardi di volte il record attuale, eseguito in sequenza. Quindi è qualcosa di probabilmente al di fuori di, come dire, di qualunque fattibilità pratica per ora.
In realtà il numero RSA di per sé, il semiprimo di per sé non è poi così grande. Qui vedete, vabbè, questa è una semplice bitmap fatta con pixel neri sono i bit a 1, i pixel bianchi sono i bit a 0. Questo è un numero, un semiprimo da 496 bit. Tutto sommato è una piccola immaginetta. Cioè, rispetto alle capacità la versione dei nostri calcolatori, non è niente di che. Però semplicemente determinare i due primi che fondamentalmente costituiscono la fattorizzazione di questo numero è al di là delle nostre capacità attuali. E questa è l'idea. E però a questo punto il problema è qualcuno vuole farlo. Qualcuno vuole inserire backdoor in RSA per facilitare il meccanismo di rompere le chiavi pubbliche. E quindi c'è ancora parecchia attività su come costruire queste backdoor in RSA. Qui una domanda dovremmo farcela: chi è che in realtà lavora, mette backdoor in RSA? Allora, certamente molte vulnerabilità di RSA, di qualunque sistema, sono dovute a chi implementa il criptosistema. Perché poi è ignorante, perché è pigro, perché non segue le buone prassi, perché semplicemente non è a conoscenza di certe problematiche proprio pratiche, e quindi alla fine ottiene un'implementazione che è vulnerabile. E per esempio usa dei primi nella fattorizzazione che sono unsafe, cioè non sono attaccabili con algoritmi di fattorizzazione più efficienti di GNFS, o Pollard-1, quello che sia. E questa è certamente una classe di vulnerabilità, tra virgolette, elementari. Poi c'è, diciamo, chi potrebbe voler indebolire RSA e voler includere backdoor in RSA sono coloro che fanno attività, bene o male, nascoste, criminali, spie, agenti segreti, in qualche modo persone che hanno interesse a ottenere facile accesso ai dati di un canale cifrato. Non gli importa veramente che il fatto che la robustezza di questo canale sia compromessa. Loro, quello che importa sono due cose fondamentalmente: che questa debolezza rimanga nascosta, nel senso che non sia autoevidente, perché altrimenti ovviamente chi si accorge che c'è una debolezza non usa il criptosistema, usa qualcos'altro, e poi che sia facile recuperare i messaggi cifrati, e quindi sia facile decodificarli, quindi rompere RSA. E in letteratura si parla di backdoor deboli. Chiunque conosce semplicemente il fatto che la backdoor esiste è in grado di ricostruire, di rompere il cifrario e quindi decodificare i messaggi. E poi ci sono altri attori, sono in qualche modo attori di livello più alto, che sono agenzie, diciamo, di livello nazionale, quello che sia, che in qualche modo, in un modo più o meno legale, tentano di spingere perché in questi sistemi vengono inseriti dei meccanismi di recupero. Che ne so, faccio un'ipotesi: un paese potrebbe legiferare che tutti i sistemi di crittografia forte abbiano delle chiavi che permettano ad un giudice di fare un, come dire, di emanare un ordine e di recuperare i meccanismi cifrati. Di fatto questo è qualcosa di cui si parla apertamente. Prima se ne parlava sotto banco, c'erano dei casi, bene o male, che uscivano fuori di nascosto. Oggi, soprattutto in America, se ne parla apertamente. Si parla di crittografia responsabile, fondamentalmente si parla di questo, cioè di meccanismi che permettono di inserire dentro, per esempio, RSA, dei meccanismi di recupero. E c'è nel 96, se non sbaglio, è stata creata da Young, il termine cleptografia, e i meccanismi setup sono fondamentalmente delle backdoor protette dalla crittografia stessa. Cioè, fondamentalmente il discorso è che quando io ho questo tipo di esigenza, io non voglio che chiunque abbia accesso alla backdoor. Voglio che soltanto
chi è in possesso della chiave segreta di sblocco della backdoor possa alla fine decodificare i messaggi. Tutti gli altri che non hanno questa informazione segreta non dovrebbero essere in grado di sfruttare la backdoor. Quindi questa è la differenza sostanziale rispetto alle backdoor deboli. E ripeto, c'è parecchia letteratura su questo tipo di backdoor e fondamentalmente si cerca di sfruttare la crittografia per esempio, che ne so, una crittografia pacchetto unico come RSA oppure curve ellittiche per proteggere le backdoor dentro. Per esempio, un altro criptosistema come RSA, quello che sia. Ok, di fatto l'esigenza di nascondere all'utente finale la backdoor in realtà è molto, praticamente molto importante. Ripeto, si pubblicano tanti articoli sulle backdoor di questo tipo. Molte in realtà sono, diciamo così, backdoor completamente irrealizzabili in pratica, cioè che non avrebbero nessun effetto in pratica. Perché? Perché fondamentalmente, per esempio, parlando di RSA, sono backdoor che vanno a toccare, per esempio, quello che è l'esponente pubblico. E quindi codificano l'informazione per recuperare, per rompere il semiprimo, per esempio, dentro l'esponente pubblico o dentro l'esponente pubblico e il semiprimo stesso. Ma così facendo, praticamente hanno un esponente pubblico che è un numero tipicamente di grande dimensione e atipico, perché la maggior parte delle implementazioni di RSA come esponente pubblico usano un numero ben particolare, un numero estremamente piccolo, per esempio, addirittura potrebbe essere 3 o 65.537, un numero di poche bit e di peso di Hamming molto basso. Perché? Perché deve essere efficiente il codice. Se ha pochi bit riesco a fare le operazioni di esponenziazione velocemente e quindi riesco ad avere una velocità accettabile nel momento in cui cifro con questo codice. Se mi metto a mettere una backdoor qui dentro e prendo un esponente che è un numero enorme, primo, il mio cifrario sarà estremamente lento e l'utente se ne accorge. Secondo, se l'utente apre la chiave pubblica, vede che c'è qualcosa che non va. È difficile nascondere questo tipo di backdoor. Un'altra classe di backdoor invece codificano l'informazione per recuperare, per refattorizzare dentro il semiprimo stesso. Ovviamente sono più facili da nascondere e sono anche più difficili da ideare. Qui stiamo parlando di backdoor del secondo tipo, quindi del backdoor che vengono realizzate soltanto dentro al semiprimo. L'esponente non viene toccato. Ok, per spiegarvi un po' come nasce questo lavoro, non posso ovviamente ripercorrere tutta la letteratura del backdoor, eccetera, non ci sarebbe il tempo e vi annoierei a morte, però parlo soltanto di due, in qualche modo, risultati, o quantomeno le idee. Il primo è la backdoor di Anderson, che fondamentalmente è stata la prima backdoor pubblicata per RSA nel 93. Come funziona? Allora, io ho un semiprimo che è fatto di n bit e dico, va bene, io mi scelgo una mia chiave, diciamo, della backdoor, chiamata beta in questo caso, con una certa dimensione. La dimensione è all'incirca 3 ottavi di n. E dopodiché considero due funzioni pseudocausali che, dato un seme, restituiscono un valore di n mezzi meno n bit. Dopodiché che dico? Cerco due valori interi di n mezzi bit ciascuno, tali che nel momento in cui, a parte non essere coprimi con beta, va bene, ma nel momento in cui li applico come seme della funzione pseudocausale e ci aggiungo il valore stesso, lo moltiplico per beta e ci aggiungo il valore stesso, ottengo un numero primo. Quindi io cerco dei valori t per cui come seme applicato, moltiplicato per beta, più t è un primo. È la stessa cosa per t primo. Adesso p e q sono i due fattori del semiprimo. Questa è la vulnerabilità, perché questi primi ovviamente non sono casuali, ma si può recuperare il valore dei fattori conoscendo soltanto beta e n. Come si fa? È abbastanza semplice. Se io prendo e calcolo
il modulo del resto della divisione intera di n per beta, quello che ottengo ovviamente è il prodotto di t per t'. Perché ovviamente tutti i fattori con beta si cancellano. A questo punto ho un valore che posso fattorizzare, è un numero m bit, che è considerevolmente più, ovviamente, corto di n. Lo fattorizzo, ottengo t e t', vabbè, ottengo il prodotto, però poi qui posso giocare con le partizioni moltiplicative, eccetera, ottengo t e t'. Ricalco le funzioni pseudocausali, ricalco i fattori, ho fattorizzato. Questa è stata la prima vulnerabilità proposta per il SEA. Ha una serie di problemi. Kalinsky, subito dopo la pubblicazione, ha fatto vedere che in realtà è attaccabile, si può scoprire che esiste. In realtà non ci importa molto. La cosa che vorrei sottolineare, però, è che il maggior svantaggio di questa vulnerabilità è che richiede di fattorizzare dei numeri molto grandi, cioè per i nostri, per le dimensioni attuali, questo numero, questo 3 ottavi di n, è della lunghezza del nostro semiprimo, è troppo. Se io prendo 4096 e faccio 3 ottavi, ottengo 1536, che è ancora, quant'è? 20 milioni di volte il record di fattorizzazione attuale. È impossibile creare oggi una backdoor per RSA 4096 usando questo schema. Per carità, poi ripeto, di backdoor sono state pubblicate tante, eccetera, eccetera. Però diciamo che sicuramente questa, che è una delle idee motivanti del lavoro, non può dare una backdoor pratica. Ok, altra idea. L'altra idea è quella di fattorizzazione implicita, che è un'idea che è nata con l'idea del ora col complexity, lasciamo perdere. Nel 2009, May e Ritzenhofen hanno tirato fuori questa idea. Se io non ti do alcuni bit di uno dei fattori, cosa che ti aiuterebbe subito perché, come dire, sto riducendo lo spazio di ricerca di uno dei fattori, però ti do un altro semiprimo, oltre a quello tuo, in cui uno dei fattori contiene dei bit in comune con uno dei fattori del tuo semiprimo, allora ti faccio vedere che questo già è sufficiente per rompere, per fattorizzare il numero. In pratica, loro dicono, ok, ho due semiprimi, più 1 e Q1, più 2 Q2, i semiprimi Q1 hanno lunghezza alfa, i semiprimi P1 e P2 hanno lunghezza n meno alfa, e ti dico, guarda, P1 è congruo a P2 in modulo 2 alla t, cioè gli ultimi bit sono uguali. Quanti sono questi bit uguali? E devono essere tanti. Devono essere almeno il doppio del numero di bit di Q, degli altri due. Quindi i primi sono sbilanciati, i primi non sono bilanciati. E comunque fanno vedere che con un algoritmo quadratico riescono a risolvere usando i reticoli, usando i lattice, usando una serie di tecniche. In realtà questa cosa si può anche estendere, non faccio la storia, ma questo qui subito lo estendono a più di due semiprimi, a quel punto possono usare Coppersmith per trovare le radici con i nuovi interi, eccetera, eccetera, il quale a sua volta si basa su LLL, eccetera. Non mi dilungo, però diciamo che effettivamente sulla scorta di questo lavoro, negli anni, sono apparsi dozzine, direi, molte, cioè dozzine di autori e molti più articoli che in realtà estendono questo risultato. E quindi diciamo che succede se i bit sono all'inizio, non sono, sono in mezzo, sono di meno. C'è tutto uno studio su questo tipo di attacchi per la fattorizzazione. Si chiama fattorizzazione implicita. Ora, May e Ritzenhofen dicono: ah, questa idea la possiamo sfruttare per fare una backdoor, perché adesso noi abbiamo un dispositivo che lancia chiavi semiprimi, in cui però alcuni dei bit sono in comune. Questa è una backdoor perché ovviamente chi vede questi semiprimi può rompere. In realtà è una backdoor estremamente facile, estremamente debole. Innanzitutto non c'è nessuna chiave che protegge come dire, il meccanismo. Semplicemente il fatto che sono in comune. Semplicemente la conoscenza del fatto che sono in comune, puoi applicare, che ne so, Coppersmith, quello che sia, e riesci a
venire a capo. Il secondo problema, forse ancora peggiore, è che non può funzionare con i semiprimi bilanciati, per cui i primi hanno la stessa dimensione. Perché? Perché ovviamente, siccome il numero di bit in comune deve essere maggiore di 2 alfa, strettamente, vuol dire che uno dei due primi del semiprimo deve essere il doppio, almeno il doppio dell'altro, è fortemente sbilanciato. Il terzo problema è che non è possibile nasconderlo. Cioè, se un utente guarda la propria chiave privata, cosa che ha tutto diritto di fare, lui si accorge subito che uno dei due primi in due chiavi separate, hanno delle sequenze di bit uguali. Quindi i due primi sono sbilanciati e poi è impossibile barare. Qui c'è poco da fare. Non c'è bisogno di grandi abilità per capire che c'è qualcosa che non va. Gli ultimi bit di questi due primi sono identici ed è una gran parte dei bit che fanno parte di questi due primi, altrimenti non funziona. E quindi, diciamo, come backdoor è molto debole. In generale, una cosa si può dire, questo approccio funziona fin quando i semiprimi sono fortemente sbilanciati. Questo in realtà, nota di colore, cioè lo scrivono in pochi sugli articoli, ma in realtà considerano sempre, dicono, l'elemento è polinomiale, ma nel momento in cui considerano il fattore di sbilanciamento come una costante. Se il fattore di sbilanciamento viene considerato nella complessità, allora a quel punto incide fondamentalmente sul grado del reticolo. Lasciate, quello che succede è che fondamentalmente la complessità esplode e alla fine ha una complessità esponenziale dell'inverso dello sbilanciamento. Più i numeri sono bilanciati, più il numero è bilanciato e più esplode il tempo di esecuzione. Quindi non c'è speranza di questo approccio di applicarlo a una chiave moderna come RSA 486, in cui i semiprimi sono grosso modo la stessa, i primi sono grosso modo la stessa dimensione. Ci siamo? Da qui è partita la riflessione mia, perché io mi sono detto, ma non ci sarà un modo per mettere insieme l'idea della coppia di semiprimi con l'idea di una, come dire, una relazione come quella di Anderson tra i fattori. E quindi in realtà, combinando queste idee, possiamo ottenere qualcosa che è efficiente, che l'utente non riesce a capire che esiste e che sia protetta da una password, quindi sia un meccanismo, no, una backdoor non debole, di tipo setup, anche se in realtà non usiamo la crittografia per proteggerlo, però qualcosa che comunque non sia sfruttabile se non conosci la password. E diciamo, questo lavoro è raccontarvi quello che è uscito fuori, fondamentalmente. In realtà, alla fine sono andato a proporre queste due vulnerabilità, una chiamata TSB, Twin Semi-Prime Backdoor, in cui fondamentalmente è una backdoor che involge come l'implicit factorization due semiprimi, e un'altra che usa le stesse idee per mettere una backdoor dentro un singolo semiprimo. Ok? Allora cerco di raccontarvi come sono fatte queste vulnerabilità di questa backdoor. Cominciamo da TSB, che poi è quello più complicato, è quello da cui nasce tutta la storia. Allora, vi racconto come si costruisce. Allora, noi abbiamo due semiprimi, P1Q1 e P2Q2. Abbiamo alfa, che è la dimensione dei primi. Ok, quindi alfa dovrebbe essere 2048 se voglio fare una chiave RSA 4096. Dopodiché devo fissare una costante C, tipicamente molto piccola, perché questa costante C che cosa rappresenta? Rappresenta la differenza in dimensione tra i fattori e la chiave segreta della backdoor. Quindi la chiave segreta della backdoor ha la dimensione alfa meno C. Se, che ne so, sto parlando di RSA 4096, la chiave segreta ha la dimensione 4096 meno 7. Scusate, 2048 meno 7, quindi 2041. Perché deve essere molto piccola?
essere molto piccola perché altrimenti io, il mio primo T diventerebbe troppo debole e potrebbe essere indovinato. Con una chiave, con un fattore C così piccolo, il mio primo segreto riesce a essere di una dimensione confrontabile con quella dei fattori del semiprimo e quindi, così come non ho speranza di indovinare a caso i primi che compongono il semiprimo, non ho speranza di indovinare a caso la chiave della backdoor. Tutto qua. Bene, devo selezionare ancora un paio di costanti. K è una costante che rappresenta fondamentalmente l'intervallo di ricerca di alcuni coefficienti, che adesso vi racconto, e B è una costante molto grande, più piccola di T, diciamo che è circa, credo, 2 all'alfa meno 2C. È una costante molto grande, ma inferiore a T. Adesso vi spiego a che serve. Come si costruisce la backdoor? Niente, è tutta qua. Fondamentalmente io cerco dei primi P1, Q1, P2 e Q2 per cui valgono queste relazioni. Ad esempio, Q2 deve essere congruo a Q1 moltiplicato a H quadro. Chiaramente modulo T, la chiave segreta. Se la volete vedere in termini di quello che abbiamo già visto, mentre nella implicit factorization di Meyer e Ritzenhofen il modulo era 2 alla T, e quindi era facilmente, si vedeva facilmente che i primi erano uguali ed erano sempre gli stessi e la chiave era facilmente indovinabile. Adesso T è un primo qualunque, ma l'idea è sempre la stessa. Ci siamo, l'idea uso una congruenza modulo un primo, in questo caso. E poi abbiamo P1 congruo all'H K1 Q2, P2 congruo a K2 Q1, e queste sono le congruenze fra i primi, i fattori. Vogliamo vedere che questi valori interi H, K1 e K2 sono tutti coprimi e sono tutti inferiori a K di questi valori. Deve valere che non sono HK1 non è congruo a K2. E infine, anche questo è facile da verificare, che HQ1 al quadrato modulo T è un numero maggiore di B. Anche questa condizione è molto semplice da realizzare perché ovviamente Q quadro è un numero della stessa dimensione 2 alfa più o meno e quindi fondamentalmente quando faccio modulo T ottenere un valore che è ancora maggiore di questa soglia non è troppo difficile ottenere. Di fatto non vi faccio ovviamente le procedure eccetera, però che questi valori si possono sempre trovare è garantito dal teorema di Dirichlet, per cui esistono infiniti primi che hanno questa forma, e fondamentalmente uno come fa? Prima comincia a scegliere Q1. Una volta che ha scelto un primo Q1 qualunque, allora si sceglie H e Q2 e soddisfa questa relazione, poi si cerca, avendo Q2 si cerca, e avendo H si cerca K1 e P1, e poi si cerca K2 e P2. È una ricerca. Dentro lo spazio di ricerca K delle costanti, dei coefficienti e dei primi di quella dimensione, alfa. Tutto sommato non è difficile. Bene, il punto ovviamente è capire perché questa è una vulnerabilità, cioè questo è sufficiente a garantire di recuperare la fattorizzazione ed è quello che cerco di convincervi mostrando come si fa a recuperare. Niente, questa figura semplicemente vi fa vedere i due semiprimi e le relazioni tra i primi. Come vedete qui le relazioni sono sempre tra un semiprimo e un semiprimo, tra un fattore e un fattore dell'altro semiprimo. Okay? Ma in realtà è fatta così, ma diciamo, non c'è un reale motivo per cui non ci siano correlazioni dirette. Ok? È fatta così. Allora, com'è la procedura di recupero? Allora, è fatta sostanzialmente di queste fasi. Innanzitutto bisogna cercare i coefficienti di medio livello, che adesso vi descrivo. Poi bisogna cercare i coefficienti di basso livello, che sarebbero nient'altro che valori H, K1 e K2. Poi bisogna cercare i coefficienti di alto livello e da questi finalmente riusciamo a recuperare i fattori.
Cercando di dare un po' di concretezza, facciamo un esempio pratico. Prendiamo alfa piccolino, 64 bit, prendiamo quindi una costante piccolina C uguale a 3, prendiamo un K 100, che è abbondantemente sufficiente, prendiamo una costante B, per esempio 2 alla 57, una costante, una soglia qualunque, un po' arbitraria, non ci importa. Dopodiché calcoliamo, prendiamo un primo T di dimensione 61 in questo caso, questo sono 61 bit primi, un primo. E poi costruiamo con lo procedimento di prima due semiprimi, N1 ed N2. E il nostro obiettivo è cercare di fattorizzarli. Ok? Allora, cominciamo a recuperare i coefficienti di medio livello. Uno potrebbe dire, se io vado a svolgermi tutte quelle relazioni, quello che ottengo è che N1, se vado a farmi i calcoli, è congruo ad H al cubo K1 Q quadro con 1, sempre modulo T. E vado a scoprire che N2 è congruo ad H quadro K2 Q quadro con 1, modulo T. E uno si accorge che in realtà c'è un fattore H quadro Q quadro con 1 in comune. E inoltre, una delle condizioni era che questo H quadro Q quadro con 1 sia un numero molto grande. Ok, però questo non ci dà il diritto a fare, ovviamente, ad applicare l'algoritmo di Euclide. È ovvio, perché l'algoritmo di Euclide, manca a dirlo, si applica sugli interi, sugli anelli. T, GFT, campo di Galois di ordine T, è un campo, ogni intero positivo è il massimo condivisore di qualunque insieme di numeri positivi. E quindi non ha senso fare il massimo condivisore in un campo. Quindi non è che se io faccio il massimo condivisore di N1 modulo T e N2 modulo T, le uniche cose che ho diritto a sapere adesso ottengo qualche cosa. Molto probabilmente otterrò 1 o un numero basso. E quindi devo trovare un modo per sbrogliare la situazione. Questo modo è quello che qui è chiamato coefficienti di medio livello, perché è vero, questa relazione è vera, ma da questa io posso scrivere quest'altra, cioè N1 è congruo a HK1 fattorizzati per questa quantità, H quadro Q quadro 1 modulo T, il tutto modulo T. Questa è semplicemente questa riscritta con un passaggio intermedio in più, cioè se volete questa non è ottimizzata perché questa di per sé è ancora da fare modulo T. Okay, questo è un numero più grande, cioè potrebbe essere ancora con dei multipli di t dentro. Però mi serve così. E esattamente quest'altra cosa, quando faccio sviluppo quest'altra, posso ottenere N2 congruo a K2 H quadro Q quadro modulo T di tutto modulo T. Ovviamente io questo non lo conosco. Questo non lo conosco. È chiaro? Però conosco N2 e conosco N1 e conosco il modulo. E quindi che cosa significa? Scrivere questa significa che N1 modulo T più un certo coefficiente di medio livello che non conosco, K tilde 1 per T, è esattamente uguale a questo. Ora, io questo non lo conosco, questo non lo conosco, ma questo sì. È la stessa cosa, N2 modulo T più questo coefficiente K tilde 2 per T è uguale a questo che non conosco, ma questa è un'uguaglianza sugli interi. Questo è il punto. E qui ha senso fare l'algoritmo di Euclide, perché queste uguaglianze sono sugli interi, non sul campo di Galois. Quindi, come faccio a cercare questi coefficienti? Semplicemente faccio una ricerca esaustiva, perché io mi sono scelto K, i miei coefficienti insistono tutti tra 2 e K. Se K è abbastanza piccolo, posso fare ricerca esaustiva di tutti, e su tutti io posso quindi fare N1 modulo T più K tilde 1 per T, tutto noto, e massimo condivisore con scusate, sì, massimo condivisore con quest'altro. E quello che ottengo, quello che vado a scoprire, è questo. E H quadro Q quadro 1 modulo T, che per la condizione 6 è un numero che deve essere di grandi dimensioni. Mentre in generale, quando prendo delle valori per cui K tilde 1 e K tilde 2 sono a caso, qui ottengo un numero molto piccolo perché
come se questi due primi, questi qui sono due interi più o meno a caso, quando faccio il massimo divisore è un numero piccolo. Un altro modo per filtrare, anzi, il modo abituale per filtrare, è che in realtà quello che ottengo deve essere un quadrato nel campo di Galois, GFP. È chiaro? Perché ovviamente è un H quadro con 1 modulo T. Se non è un quadrato, lo scarto a priori, non può essere la mia soluzione. E quindi questo meccanismo mi permette di andare a cercarmi le coppie che sono candidate. Magari ce n'è più di una, se il problema è grande, ma è un numero piccolo rispetto all'inizio del problema, ovviamente. Per esempio, nel nostro esempio, ci sono soltanto due coppie che hanno un valore oltre la soglia per questa, per questo massimo condivisore, e sono 671,10 e 577,79. Ma la seconda è un valore che è maggiore di t, quindi va buttato. Mentre la prima è un numero inferiore a t, maggiore della soglia, che ha un quadrato perfetto. È l'unica rimasta. Se ce n'è più di una, me le porta appresso tutte. Ok? Bene, a questo punto arriviamo a ricostruire, e questo è più facile, i coefficienti di livello basso. Qui parto sapendo n1, n2, sapendo t e sapendo i coefficienti di livello medio. In più conosco il quadrato, h quadro, q quadro, 1 modulo t. Semplicemente invertendo, dividendo, queste sono divisioni intere, ottengo i valori k2 e il prodotto di h e k1. Se quello che ho ottenuto non è una divisione intera, vuol dire che ho sbagliato il candidato, lo butto via. Anche qui ottengo soltanto il prodotto di H e K1, ma tra le mie condizioni c'era che H e K1 sono coprimi, e questi sono entrambi minori, questo è il prodotto minore di K quadro, risultato di Erdős di tanti anni fa, numero di partizioni moltiplicative minore di K quadro, ce la possiamo cavare. Quindi in realtà io ho una, fondamentalmente, una lista di candidate soluzioni. Per esempio, in questo nostro caso, facendo il disegno intero, viene K2,69 e il prodotto di H e K1, 4606, che in realtà mi dà 6 candidate per queste suddivisioni tra H e K1, queste coppie, tutte possibili valori del mio coefficiente di basso livello. Me le porto appresso tutti. Ok? Bene, a questo punto siamo arrivati a recuperare i coefficienti di livello alto. E qui cominciamo, va bene, allora io ho N1, N2, T, ho K1, K2, ho H e ho anche il valore gamma quadro che era H quadro T quadro 1. Innanzitutto posso fare la radice quadrata di questo gamma quadro dentro il modulo GFT e ottenere gamma, ecco due valori possibili. Quindi se prima avevo 6 coppie candidate, adesso ce ne diventano 12. Perché ovviamente per ciascuna ci sono due possibili valori per la radice. Posso invertire e trovarmi Q1 mod T, e poi andando all'indietro di tutte le condizioni, mi recupero Q2 modulo T, P1 modulo T e P2 modulo T. Quindi, semplicemente invertendo le condizioni iniziali, adesso conoscendo quali sono i parametri, i coefficienti di basso livello, riesco a trovare il valore dei fattori in modulo t. La ricerca dei coefficienti di alto livello serve a ricostruire la fattorizzazione completa a partire dal valore del modulo dei fattori. Ok? E quindi, allora, la radice quadrata di gamma quadro, nel nostro esempietto, sono questi due valori, in GFT, e questi due valori in realtà danno luogo a 12 possibili candidati, 12 possibili, diciamo così, possibilità per i valori di H, K1 e gamma. Per ciascuno di questi, ovviamente, io ottengo un differente valore per ciascuno dei moduli Q1, Q2, P1 e P2 modulo T. Ok? Ovviamente tutti questi rispettano il fatto che se faccio, che ne so, P1 per Q1 modulo T è uguale a N1 modulo T. Non è che posso discriminarli basandomi sul valore di N1. Devo andare alla ricerca,
in modo un po' più furbo, di quali sono, diciamo, i valori veri e propri di P1 e Q1. Come si fa? Allora, possiamo procedere in maniera separata adesso per ciascuno dei due semiprimi. Ormai non c'è più bisogno di considerare le relazioni mutue. Io so che ciascun semiprimo è fatto da n per p uguale a p per q, dove qui abbiamo p e p modulo t più un certo coefficiente, quello di alto livello, p greco i per t. Stessa cosa, q è uguale a qi modulo t più il coefficiente di alto livello, nuvi per t. E per poter fare la ricerca, in realtà possiamo riscrivere questa equazione in quest'altra maniera, cioè il prodotto dei coefficienti per t più pi greco i pi modulo t noto, nu i qi modulo t noto, uguale a tutta quest'altra parte che è tutta nota. Questo delta i in realtà è questo ed è tutto noto, un valore noto. Cosa possiamo fare? In realtà anche qua possiamo fare una ricerca esaustiva. Perché? Perché fondamentalmente, per come è costruito il sistema, il numero di bit, se volete, di questo numero, del prodotto pi greco i nuco i, è basso. In realtà questo è all'incirca n con i diviso i 4. In realtà le stime si possono fare precise, ma fondamentalmente questo numero ha 2c bit, dove c era quella costante molto piccola di cui parlavo all'inizio. Quindi in realtà posso fare ricerca a forza bruta. Per esempio, in realtà si possono dare dei bound, dei limiti più precisi, non vi sto annoiando. Fondamentalmente, qui uno trova che la somma dei coefficienti va tra 20 e 110 del primo semiprimo e del secondo coefficiente va tra 26 e 182. Okay. Ma a questo punto uno può fare una ricerca a forza bruta partendo dal valore della somma. E quindi come fa? Dico, ok, parlo, chiamo x, l'incognita che è uno dei due coefficienti, mettiamo pi greco i, dico che c è il valore noto che sto provando della somma, e poi sviluppo quella equazione di prima in questa incognita, e viene un'equazione di secondo grado. A questo punto io so che questa equazione di secondo grado, quando azzecco il valore giusto della somma, mi deve dare almeno una soluzione intera, perché quella soluzione intera è esattamente il valore del coefficiente di alto livello. E quindi io come faccio? Cerco tutti i possibili valori per la somma e scarto tutti quelli, innanzitutto in cui il delta di questa equazione di secondo grado non è un quadrato perfetto, lo butto via. E quando anche è un quadrato perfetto, scarto qualsiasi cosa per cui la soluzione effettiva non è un numero intero. Chi sopravvive sono i candidati per i coefficienti di alto livello. E a questo punto, per esempio, questo procedimento applicato al caso, no, caso, nel nostro caso aveva 12 soluzioni candidate, se ne vanno via tutte, una sola resiste, una sola sopravvive, che è H47, K198, gamma uguale a gamma 2. I primi coefficienti di alto livello sono 9 e 12, e quelli del secondo semiprimo sono 12 e 14. A questo punto siamo arrivati, perché in realtà io a questo punto ho una lista di candidati di coefficienti di alto livello, per ciascuno mi ricalcolo i primi P e Q e vado a vedere se moltiplicati danno il mio semiprimo. Ovviamente, tra tutta la lista c'è sicuramente quello che fattorizza. E questo è quello quindi che riesce a fattorizzare il mio numero. Ok, la complessità di tutto questo meccanismo di recupero dipende ovviamente dalla dimensione in bit del semiprimo e dipende dallo spazio di ricerca, quindi da K fondamentalmente, però diciamo che è chiaro che dei buoni valori per K e C devono adattarsi alla dimensione del numero. Magari questo lo vediamo fra un attimo, però sicuramente K è molto minore di alfa e C è la costante estremamente piccola. Quindi C in realtà nella complessità potrebbe anche non entrare. Io per esempio con C uguale a 7 riesco a costruire backdoor che vanno da RSA
1024 RSA 4096, quindi in realtà questa è una costante. K diciamo che può essere proporzionale ad alfa, ma tutto sommato questo comunque mi dà un algoritmo polinomiale in alfa, senza fattori nascosti. Okay? Non ci sono costanti nascoste che fanno esplodere la complessità esponenziale, quindi questa backdoor potenzialmente è efficiente anche per semiprimi molto grandi. Ovviamente se aumento il valore di K e C ho delle procedure di generazione dei semiprimi vulnerabili più rapide e un meccanismo di recupero più lento, perché lo spazio di ricerca dei coefficienti aumenta. Però qui chiaramente è un compromesso. È chiaro che in un caso pratico a me non mi importa molto di metterci di più a recuperare. Mi importa che in realtà le performance del generatore di semiprimi siano confrontabili con quelle di un generatore onesto. E quindi qui cercherò di usare KPC più grandi, pure se questo significa aumentare i tempi di recupero. C non lo posso aumentare, perché se no rendo vulnerabile la chiave segreta della backdoor. Senza T non si va da nessuna parte. Ok, questo è stato implementato in Sage. Lì trovate l'implementazione, ho fatto un po' di esperimenti. Sì, è una scelta a caso in realtà. Potresti scegliere qui, in questo esperimento T viene scelto, ad ogni esperimento viene scelto un T differente. In realtà in una implementazione pratica T potrebbe essere cablato dentro una chiavetta che genera un meccanismo hardware o un algoritmo che genera i semiprimi, sempre lo stesso. È chiaro che il T deve essere conosciuto da chi sfrutta la backdoor, quindi non può cambiare a piacere. Questi esperimenti chiaramente cercano di valutare le prestazioni di questo schema in generale, quindi usano ogni volta un T differente, ma semplicemente vedete la curva in alto, questi qui sono i tempi di generazione dei semiprimi, qui stiamo parlando di SA496, ok? E questi sono i tempi di recupero. In realtà quello che aumentano enormemente sono le varianze, perché ci sono casi fortunati, casi sfortunati. Ma con un capo uguale a 400, che dà, diciamo, un tempo di queste esempio sono tutte implementazioni estremamente poco ottimizzate del codice, con scritto in SageMath, su un solo core, quindi veramente poco ottimizzato, ma generare, diciamo così, il semiprimo è ordine di la coppia di semiprimi è ordine di minuti, e recuperare è ordine di ore. Cosa che se uno pensa che in realtà sta fattorizzando RSA 4096, è comunque una cosa accettabile, è una backdoor dopo tutto, non è che dovete avere il risultato sul momento, semplicemente avete un modo per scardinare. Tra l'altro tutto questo algoritmo di recupero è, ovviamente sono tutte ricerche a forza brutta, quindi tutto paralizzabile. Quindi non ci sono problemi dal punto di vista dell'efficienza. Va bene, molto, molto, molto rapidamente. Qual è SSB? SSB è un'idea che è venuta dopo aver comprato quest'altra backdoor, e l'idea è stata proprio: ma perché tutto questo non si può applicare ad una singola chiave? Allora, l'idea è così banale che a questo punto mi è venuto anche in mente, ma possibile che nessuno ci abbia mai pensato? Io non so se questo sia folklore, se sia stato pubblicato, non lo so. E mi sembra strano che non sia stato mai pubblicato, ma io non l'ho mai visto, quindi se qualcuno magari a commenti l'ha già visto, magari fatemelo sapere e ne sono grato. Ma fondamentalmente qual è l'idea? È semplicemente, dico, va bene, allora quando genero il semiprimo, metto la stessa congruenza, quindi un kappa coefficiente, su tutto come prima, e leggo tra di loro il P e il Q, i due fattori, con la relazione K, sempre modulo T chiave segreta. E la procedura di recupero è molto simile, non ci sono più i coefficienti di medio livello, recupero i coefficienti basso livello, quelle d'alto livello, e poi recupero i fattori. Esattamente come prima. Perché fondamentalmente funziona? Perché quando vado a applicare, a sviluppare la congruenza, ottengo un quadrato e quindi posso filtrare subito tutti i vari coefficienti che mi danno un non residuo quadratico nel campo di Galois. Dopodiché ho una lista di coefficienti e da questi posso provare a cercare i coefficienti di alto livello con il solito meccanismo, tutto come prima. In realtà è veramente banale. E anche di questo ho fatto un'implementazione. Ovviamente qui i valori
K devono essere differenti per gli intervalli per avere risultati, ovviamente è tutto molto più rapido e si riesce a generare una chiave nell'ordine di 1 minuto e mezzo che è confrontabile con quello di un generatore tutto sommato onesto di una chiave del SEA 4096 bit. E va bene, io in realtà direi che ho concluso. In realtà, se volete altri dettagli su tutto questo, c'è per ora un articolo su ArcSieve, Technical Report su ArcSieve, in attesa che, come dire, venga accettato, in un giornale e sottoposto. Le conclusioni quali sono? Queste backdoor possono inserire vulnerabilità in una maniera tutto sommato abbastanza semplice dentro qualunque criptosistema basato sulla fattorizzazione di interi, perché non hanno a che fare con la struttura della chiave RSA, solamente col fatto che è un prodotto di semiprimi. E queste vulnerabilità sono vulnerabilità pratiche, sono sfruttabili veramente, cioè anche con le dimensioni delle chiavi oggi esistenti si possono introdurre e si possono sfruttare. Non ci sono dei limiti teorici per cui non riusciamo in pratica a sfruttarli. E per quel che io riesco a vedere, non c'è modo di risalire al fatto che la backdoor esista senza avere conoscenza della chiave T, cioè la chiave della backdoor. Se non avete la chiave della backdoor e avete di fronte un semiprimo, anche i due fattori, la chiave privata, non c'è modo di capire se la vulnerabilità esiste. Perlomeno io non lo conosco. E quindi forse quello che è conclusione, non dovremmo probabilmente mai fidarci di generatori di chiavi RSA closed source, cioè di cui non sappiamo esattamente cosa fanno per generare questa chiave, perché la possibilità di inserire vulnerabilità è estremamente significativa. Così come è stato dimostrato che è possibile generare chiavi, ne so, curve ellittiche vulnerabili, se io so quello che faccio, non posso scoprire se questa vulnerabilità esisterà o no nella curva ellittica. Esattamente la stessa cosa si può fare con RSA, e questo forse è in qualche modo diciamo, lo spunto di riflessione di tutto il discorso. Ok, io in realtà avrei concluso la mia presentazione e vi ringrazio per l'attenzione.